Ciao a tutti, benvenuti alla rassegna stampa di Scherzo Moderato. Giovedì 4 aprile ho comprato il Corriere della Sera e tutta pagina 9 e pagina 8 sono dedicate a Matteo Renzi, il sindaco di Firenze, che ha lasciato un'intervista di cui parlano anche gli altri giornali, nella quale fra l'altro i giornali di destra già vagheggiano un'intesa tra Renzi e Berlusconi. In realtà non ha detto proprio così, infatti adesso vi vado a leggere un paio di cose che ho sottolineato. Intervista a cura di Aldo Cazzullo. Allora, cominciamo con la frase di inizio, diciamo. Pensiamo a cosa è successo nel mondo dal 25 febbraio ad oggi. In Vaticano c'era ancora Ratzinger. In un mese è stata scritta una pagina di storia. Il pianeta corre e l'Italia è totalmente ferma. Le aziende chiudono, la disoccupazione aumenta e la politica perde tempo. La tempistica prevista dalla Costituzione va rispettata, ma qui si sta facendo melina. Si rinvia tutto alla scelta di un Presidente della Repubblica più sensibile a dare l'incarico a Tizio o a Caio. Ma questo alimenta l'antipolitica. La vera moralità non è solamente tagliare i costi, ma è rendere efficiente quello che fai. Questo è l'inizio dell'intervista di Renzi. Anche Aldo Cazzullo chiede: Matteo Renzi, cosa dovrebbe fare il PD? Un governo con il PDL o no? E qui appunto viene quello che ha detto Renzi. Il PD deve decidere, o Berlusconi è il capo degli impresentabili, e allora chiediamo di andare a votare subito. Oppure Berlusconi è un interlocutore perché ha preso 10 milioni di voti e non è possibile che il noto giurista Migliavacca, mi scuso per il cognome di Migliavacca, un giorno proponga ai grillini di votare insieme la richiesta di arresto per Berlusconi, che tra l'altro non è neanche arrivata, e il giorno dopo offra al PDL la presidenza della convenzione per riscrivere la carta costituzionale. In un momento si vagheggia Berlusconi in manette e in un altro si si incontra di nascosto con Verdini. Non si può stare così, in mezzo al guado. Io ho tutto l'interesse ad andare a votare subito, ma l'importante è decidersi. Cazzullo chiede: se si torna a votare subito con Bersani candidato premier, lei che fa? Guardi, non nego che fino a qualche tempo fa la mia valutazione passava dal capire cosa potevo fare da grande. E qui fa proprio il commento dicendo: Matteo, cioè chi mi diceva, e io parlo contro il mio interesse perché appunto in tanti mi dicono: Matteo, stai buono, non fare interviste, stai zitto, tanto la prossima volta tocca a te. Ma io non ragiono in questo modo. Non voglio stare buono così qualcosa mi tocca. Non voglio essere cooptato dagli altri, non voglio essere l'ultimo di quelli che c'erano. Semmai, voglio essere il primo di una fase nuova. E mi stupisco quando sento dire da alcuni: non possiamo fare questa cosa perché gli italiani non ci capirebbero. Non sono gli italiani che non ci capiscono, siamo noi che non capiamo loro, come se gli italiani fossero meno capaci di noi di intendere e di volere. Una lezione di democrazia al PD da parte di Matteo Renzi. Quindi il giornalista di nuovo gli chiede se bisogna fare un attacco, un accordo con Berlusconi, e lui dice che invece bisogna smettere di fare melina e bisogna appunto cercare di andare avanti perché qui si sta fermi e si perde tempo. E gli chiedono: chi vedrebbe la Quirinale? E lui dice: si figuri se mi metto a fare nomi. L'importante è che sia una personalità autorevole, scelta pensando ai prossimi 7 anni e non alle prossime 7 settimane. Ma insomma, il PD deve scegliere il capo dello Stato con Grillo o con Berlusconi? E lui dice: l'importante è che sia una persona autorevole e rispettabile, noi lo presentiamo e poi chi ci sta ci sta, e deve fare delle cose e farle subito. Anche Cazzullo chiede: ma quali cose? Beh, anziché vivacchiare dobbiamo rendere utile questo tempo. Bersani riunisca fino alla prossima settimana i gruppi parlamentari, non l'ennesima direzione che diventa una seduta di autocoscienza. E qui fa un paio di proposte. Lanciamo una proposta forte: il sindaco d'Italia, una nuova legge elettorale grazie a cui si sa subito chi ha vinto, abolizione del Senato che diventa la Camera delle Autonomie, con i rappresentanti delle regioni e i sindaci delle grandi città che vanno a Roma una volta al mese e lavorano senza ulteriori indennità, così il Parlamento è più efficiente e costa la metà. Sono le stesse cose che ha detto Grillo queste, che si poteva fare una legge elettorale nuova, che si potevano fare delle cose subito, anche senza governo. Metà di quelli del PD / del PDL gli hanno riso dietro dicendo che no, era impossibile, non si poteva fare. Vediamo se adesso che lo dice Renzi rimane impossibile e se tutti i giornali domani gli danno del buffone come hanno fatto con Grillo, come hanno fatto anche molte persone che hanno linkato della roba su Facebook dicendo: ah, guarda, i 5 Stelle fanno delle proposte irrealizzabili, non sanno di cosa parlano. Anche Renzi non sa di cosa parla? No, perché gli altri
sono incompetenti perché non hanno mai fatto politica. Renzi fa politica già da un bel po', è il sindaco di Firenze. Forse allora non ha detto delle cazzate se le dice anche questo. Vabbè, andiamo avanti. Aldo Cazzullo gli fa notare però che sono cose costituzionali, quindi ci vuole del tempo. E Renzi dice, in 6 mesi si può fare. Come anche l'abolizione delle province, per davvero però, non per finta come si è fatto finora. Se invece riteniamo che lo spazio per parlare con il centrodestra non ci sia, allora si va a votare, ma in fretta. Poi un altro paio di domande, un altro paio di risposte che non ci interessano. E Aldo Cazzullo arriva ai 10 saggi, quelli di cui abbiamo già parlato, e sentiamo cosa dice. Cosa ci possono dire di nuovo Violante e Quagliariello? Non sono di certo la soluzione, al più possono essere concausa della crisi. Lo dico con grande rispetto per il presidente Napolitano, dare la colpa a lui per l'impasse è come dare la colpa al vigile se in città c'è traffico, ma ora il PD deve avere un sussulto di orgoglio. Via il Senato, via le province, legge elettorale dei sindaci, gigantesca operazione di deburocratizzazione con una grande scommessa sull'online. È un piano per il lavoro che dia risposta al dolore delle famiglie e alle sofferenze delle imprese. Vedo invece che hanno ancora rinviato il decreto per pagare i debiti della pubblica amministrazione e mi chiedo, ma questi da quanto tempo non vanno in un'azienda? Direi che c'è poco da commentare, se non che, anche Renzi ha detto quello che ho detto io 2 giorni fa e che evidentemente pensano in molti, che questi 10 saggi sono assolutamente inutili. E poi qualcuno di nuovo se la prende con chi ha detto 10 saggi sì prima di vedere chi erano, poi quando hanno visto che erano Violante, Quagliariello e tutta gente che alla fine veniva dalla politica, ha detto cosa vuoi che faranno? Faranno la stessa cosa che ha fatto Bersani, perderanno del tempo. Poi, vabbè, ovviamente qui un altro paio di domande su Monti, bla bla bla, e poi Cazzullo gli fa anche la polemica sul fatto che è andato da Maria De Filippi. Chi non lo sapesse, sabato scorso, credo, non guardando la televisione, non sono sicurissimo, comunque è andato da Maria De Filippi ad Amici. E Renzi risponde: la polemica su Amici è emblematica di un astio ideologico verso gli italiani che non sopporto. Rivendico il diritto e il dovere di parlare ai ragazzi che seguono Amici, che non sono meno italiani dei radical chic che mi criticano. Io voglio cambiare l'Italia, mentre una parte della sinistra vuole cambiare gli italiani. Sono 2 cose diverse. Applauso, grande Renzi. Mi stai simpatico. Non ti voterò, ma mi stai simpatico. Sì, perché è chiaro che alle prossime elezioni ci sarà Renzi. E per me, dopo questa intervista, ha già vinto lui. Comunque, poi dice, Cazzulli dice, ma perché andarci proprio con il chiodo? Chi mi rimprovera di aver scelto un abbigliamento alla Fonzi, forse si sente un po' a Ralph Malf. Applauso, due, sei un genio, sei un grandissimo Renzi. E va bene, quindi, e poi Cazzullo continua. Se si torna a votare, lei chiederà al PD nuove primarie? Renzi, sì, non posso essere legittimato dal gruppo dirigente che intendo cambiare, ma in questo momento non mi pongo il problema. Certo, non posso dimettermi da italiano. Voglio bene al PD, ma prima ancora voglio bene all'Italia e non riesco a restare in silenzio di fronte allo spettacolo di una politica che continua a pescare la carta del tornata al vicolo corto. Dobbiamo dare un orizzonte al paese perché le aziende vanno bene o i privati che potrebbero consumare oggi sono rannicchiati, impauriti. Ah, perché le aziende che vanno bene o i privati che potrebbero consumare oggi sono rannicchiati o impauriti. Che dire? Questo è il nuovo leader del PD. Ha detto una cosa molto interessante, fra l'altro, ovvero che giustamente ci vogliono delle nuove primarie, perché non può essere nominato dal gruppo dirigente che lui stesso vuole asfaltare. E vabbè, gli altri articoli ovviamente ci sono qualche vecchio marpione del PD che se la prende a male, dice che Renzi spara a vanvera perché assolutamente non si può rinunciare ai rimborsi pubblici, come quello che gestisce i conti del PD, ha detto proprio così. E Fassina che dice il segretario economico. Ah no. Scusate, Gianni Letta tenta la mediazione, ha ragione Renzi, ma i colpevoli dello stallo sono il PDL e i 5 Stelle perché hanno bloccato il tentativo di Bersani. Balla colossale, non sto a fare tutto un ragionamento su questo perché è un po' lungo. Vi consiglio di ordinare già online su Amazon le nuove cartine geografiche perché al posto della Corea del Nord fra un paio di settimane ci sarà un bel buco, un cratere enorme, quindi dobbiamo di nuovo cambiare le cartine geografiche. Vabbè. Facciamoci una risata, che è meglio, perché la situazione è veramente drammatica. State informati, ci vediamo alla prossima. Ciao!